Ah, Odisseo, che bello che i genitori se ne siano andati. Sì, e facciamo quello che vogliamo quando siamo da soli. Sì, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Sì. Possiamo andare, sai dove? Qui, poi. Cosa ci fate qui da fuori, ragazzini? Stiamo facendo una passeggiata. No, carissimo, sta mentendo. Andiamo a casa, è qui vicina. Odisseo, cosa stai dicendo? Non parlare con gli sconosciuti. I tuoi genitori sono a casa? Che ti importa dove sono i genitori? No, no, sono andati in vacanza. Cavolo, Odisseo, oh, ma perché, Zimo? Le bugie non si dicono. Oh, Odisseo, sei stupido, lascia stare. Te lo spiegherò a casa più tardi. Va bene, ragazzini, grazie. Questa è la nostra occasione. Bene, ci vediamo dopo. Odisseo, perché parli con degli sconosciuti e parli poi della nostra vita privata? Non lo capisco. Cavolo, Zimon, sono educato e non mi piace dire le bugie. Sì, Odisseo, ma ora è molto pericoloso, perché queste persone ora sanno sia dove viviamo, sia che siamo da soli. Ok, Zimon, scusa, andiamo a casa, non c'è problema. Forza, andiamo. Zimon, guarda! Cosa devo vedere, Odisseo? Andiamo, amico. Shh, così non ci vedono. Quella è la macchina dei nostri nuovi amici, allora andiamo a chiamarli! Odisseo, non sono nostri amici questi, sono sospettosi! Torniamo a casa in fretta, dai! Va bene... Ecco la loro casa, guarda! Andiamo a preparare le nostre cose e torniamo tra un'ora! Hai ragione, andiamo! Maledizione, Odisseo, maledizione, sei impazzito, parli con degli sconosciuti! Scusa, Zimon, ma a me sembravano dei bravi ragazzi! No, Odisseo, non devi parlare mai con gli sconosciuti, e anche voi, amici, questo è molto importante, non parlate mai con gli sconosciuti, mai! No, Zimon, basta così, ma cosa c'è? Ascolta, Odisseo, dunque, questi tipi sembrano essere delle persone molto cattive e credo che vogliano derubarci! Cosa stai dicendo, Zimon? Sei sicuro? Mi sono piaciuti! Sì, Odisseo, lo immaginavo, per questo dico che dovremmo creare delle trappole, Se entrano... Noi saremo preparati. Zimon, qualsiasi cosa dica secondo te. Grande Odisseo, andiamo a preparare la prima trappola per loro. Andiamo. Allora, Odisseo, per prima cosa dobbiamo confondere i ladri, capito? E allora come lo faremo? Beh, ho un'idea. Dai, seguimi, dai. Ah, Odisseo, abbiamo messo una porta finta per confondere i ladri e quando vorranno aprirla gli cadrà proprio dritto in testa! Zimon, sei molto intelligente! Lo so, Odisseo, sono molto intelligente. Ora passiamo al prossimo scherzo. Forza! Ok, Odisseo, dobbiamo pensare ad un altro scherzo da fare. Non mangiare, Odisseo, non mangiare, andiamo a pensare! Allora, Odisseo, se i ladri entrano da questa porta facciamo loro una trappola con il nastro adesivo! Sì, Zimon, buona idea! Perfetto... Proprio così. Così. Allora, quando inciamperanno e cadranno, prepareremo per loro un'altra trappola. Zilo, Zimon. Allora, Odisseo, metto un po' di cioccolato su questo piatto e contiamo 2 metri. 1, 2. E lo mettiamo proprio qui sul pavimento, in modo che il ladro cada e finisca con la faccia proprio sul cioccolato. Bravo, Zimon, sei molto intelligente. Non vorrei mai essere nei panni di quei ladri per non cadere così. Sì, Odisseo, ma dopo questo scherzo, quando la sua faccia sarà tutta cioccolatosa, gli farò un'altra bella sorpresa. Andiamo, aiutami, dai. Odisseo, dimmi, ti piacciono i dolci? Certo che sì, tutti adorano i dolci. Ecco il trucco, Odisseo, sai cosa faremo? Prendiamo un palloncino, lo ricopriamo con la panna. Faremo una torta finta. E quando inizierà a mangiare, il palloncino esploderà e si sporcherà. Sì, Odisseo, bravo. Ok. Spalmiamolo qui. Che bello. Ah, sì, perfetto. Oh, così! Ottimo, Zimon! E adesso aggiungiamo questo! Sì, Odisseo, bene! Così sembra più reale! Una vera torta! Così, un po' di qua, un po' qua su... Così, Odisseo! Tu prendi la torta finta e io preparo delle trappole! Ottimo! E ora mettiamo del wasabi sui cupcake! È molto amaro e il ladro si spaventerà! Zimon, non hai pietà di loro! No, Odisseo, i ladri non m'hanno affatto compatito! Allora, Odisseo, vai a prendere il ketchup e il latte. Vado a prenderli. Bravo. E quando avranno finito di mangiare i cupcake, che poi avranno sicuramente sete. Ah, guarda, li ho portati. Perfetto, Odisseo, dammi il latte. Oh, così. Quindi versiamo fino all'orlo e poi versiamo anche il ketchup. È un'idea eccellente. Bene, versiamo. Che puzza. Sì, mettine di più, di più. Oh, bene, ho finito. E ora chiudiamo. Ecco, sì, e mettiamo la cannuccia.
Quindi, quando finiranno di superare tutte le trappole, cosa faremo allora? Sicuramente vorranno andare in bagno dopo questo. Sì, Odisseo, così! Ho un'altra bella idea, gli faremo un altro scherzo! Bene, Timon, mi fido io e te, andiamo! Dunque, Odisseo, andiamo al bagno, dai! Allora, Odisseo, ora mettiamo la colla sul water, ecco. Così, così, ottimo, sì. Perfetto. Timon, ma perché metti la colla sul water? Allora, Odisseo, quando il ladro arriverà di corsa per vomitare, il coperchio sarà incollato. Ottimo. Ottimo, Odisseo, andiamo a creare le prossime trappole. Inoltre, Odisseo, metteremo della farina anche nell'asciugacapelli. Così se il ladro deciderà di usarlo, sarà veramente nei guai. Ah, bene, Timon, allora metti. Dai. Ottimo, Odisseo, ora andiamo ad aspettare. 1 hour later. Andiamo, amico, deroviamoli. No, Johnny, vai tu e io rimarrò qui in macchina ad aspettarti. Ehi, stai bene, amico, eravamo d'accordo di andare insieme. Ascolta, Johnny, sei normale? 2 bambini piccoli, farai velocemente tutto e tornerai, amico. Hai ragione, amico, che sto dicendo? Tra due... torno tra un minuto. Aspettami anche prima, mezzo minuto. Tra mezzo minuto, mezzo. Dai, Johnny, vai. Niente, metto da qui. Ehi, chiusa la porta. Come ho fatto a non vedere? Come ho fatto a non vedere, amico? La porta sbagliata. Entro da qui. Ho la soluzione. Oh, Odisseo, sento un ladro che apre la porta. Lo sento anch'io. Facile. Una bella casa ricca. Porterò tutto fuori di qui. Hai visto com'è caduto? Cos'è stato? Che cosa è stato? Cos'è? Cos'era? Voglio alzarmi. Cos'è stato? Cos'è stato? Perché sono così sfortunato? Cos'era? Forse era qualcos'altro. Guarda, ora sta per mangiare la torta. Puoi mangiare il cupcake e berrà il latte col ketchup. Torta. La mangiano tutta. Che diavolo è stato? Comunque, cupcake. Coca-Cola! Il bagno! Odisseo, ora sta correndo verso il bagno, corri a prendere i palloncini in fretta, gli faremo un altro scherzo! Oh mio Dio! Ladro, prendici, prendete! Che bambini maleducati! Vi prendo subito! Odisseo, lanciamo i palloncini! Andiamo! Vai, su! Nasconditi! Furfanti! Non potrete nascondervi da me! Vi prendo io! Ciao, ladro! Ah,
Corriamo! Dov'è la vasca? Devo lavarmi! Dov'è la vasca? Fantastico! C'è un asciugacapelli! Adesso mi prendo! Oh, dov'è? Oh! Cos'è questo? È una bomba! Devo scappare! Corro! Oh! Sì, amico, sì! Sei cascato, hai pensato che questa finta bomba di cartone sia vera! Ah, Odissea, bravo! Batti il 5! Forza, bye bye, ladro loser! Che errore! La casa sta per esplodere! Me ne vado da qui! Presto, corro! Fai partire la macchina! Dobbiamo scappare, corro! Fai partire la macchina! Andiamo! Andiamo via di qua! Cosa è successo? Non hai rubato nulla, niente! Hanno preso tutta la mia anima! Andiamo! Presto! Torneremo qui insieme, amico! Vedranno cosa gli faremo! Sei ancora qui! Andiamo! Tieniti! Andiamo!